Ciao ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Video dei prodotti finiti. Quindi in collaborazione con la mia amica Francesca. Mua, un bacione a lei. Beauty Secret Franci. Scusate la voce, ma qui la giornata non è ridente e solare. Sempre però in questo paesello della periferia est di Milano. Molto bene, piove. Piove. Giornata triste, cosa vuoi fare in una giornata triste? Facciamo video, ci tiriamo su. Quindi ringrazio Francesca per questa collaborazione, almeno ho qualcosa da fare. Ecco. Molto bene, ma prossimamente vi vedrete anche altri video in collaborazione con persone dolcissime che mi hanno chiesto, che hanno accolto, diciamo, il mio non appello, a fare video, a chiedere video. Che video volete vedere? No, cioè mi hanno chiesto loro, vuoi fare in questo video in collaborazione con me? Yeah, subito, ma prima non ce lo vogliamo dare, un veloce sguardo al look e al make up. Ci ho messo un'ora e mezza, questa mattina buia e cupa, speriamo che ci sia luce abbastanza, non ho sicuramente voglia di accendere le luci perché non sono una youtuber professionale. Ho fatto questo trucco occhi con la Huda Beauty, questa qua, la piccolina, Mauve, la Mauve Obsessions, per forza, erano i miei colori, non potevo non prendere questi. Gli altri mi hanno detto che non sono altrettanto belli, ma tutti i nude a me non piacciono. Quindi ho adoperato due di questi, così, a caso, perché ho messo questa felpa rosa. E come rossetto invece l'ho pescato da quelli vecchi di Essence, che secondo me sarebbe anche ora di buttarli, saranno scaduti. 24 mesi sono 2 anni, non lo so, 4 anni che faccio YouTube, secondo me sono pure scaduti da buttare, però magari per fare i video poi li tolgo prima che mi rovinino le labbra, che è l'unica cosa bella che ho. Lo 08 Color Crush non si apre neanche più, cioè è gelato, è vecchio, però è bello, mi piace ancora. Io non so nemmeno se ci sono quelli lì ancora della vecchia collezione, non ne ho la più pallida idea. Se farò shopping con questi saldi, farò pochissimi saldi, farò pochissimo shopping perché manca il money, big money, come dice mio figlio. Vai a farmi big money, vai tesoro, vai a lavorare. Così potrò fare shopping. Vabbè, è tutto quello, è un altro problema. Allora, la felpa l'avete vista, e sotto c'è i jeans normali. Orecchini minimal, ma tutto ciò non ce ne può fregare. No, no, capelli lavati di fresco, quindi se li vedete che non stanno molto in forma, in piega, ma fa niente, dai. Comunque il trucco va abbastanza carino, semplice, siccome gli occhi non sono molto calcati, il rossetto lo è. Con il rosa sto ancora bene, ditemelo, perché non lo so molto bene. Andiamo avanti. Allora, questa è la sacchetta, la famosissima sacchetta dei prodotti finiti. Pesco random, che vuol dire alla CDC in italiano. Non sapete cosa vuol dire alla CDC? Non posso fare la traduzione. Chiedetelo a chi lo sa molto bene. Allora, vuoi sta su o no? Oh, prendiamo le prime cose che mi vengono alla mano. Ecco, vuol dire anche così tradotto. E naturalmente tutti questi prodotti, la maggior parte, arrivano dalla Degusta Box. Non so di che cosa parlerei se non mi arrivasse la Degusta Box. Caramelle Rossana. Così si faceva, troppo buone. Sì, cuore segreto, Rossana. Finissime, ripiene, senza glutine. No, veramente, queste qui sono sparite in 3 giorni. Tra me e Alessia. Sì, ma più che altro me. Sì, non so cosa dirvi. Prodotto in Italia da Fida. Vabbè, comunque, lo sapete che sono le caramelle che tutte le nonne avevano in casa ai miei tempi da dare ai nipoti, però ho letto sotto i commenti quando era arrivata la Degusta Box
che anche le vostre nonne ve le hanno date, insomma, le avete conosciute, quindi è una bella cosa. Oh, questa cosa, ah, mi ha lasciato dentro pure le carte, ma che carino mio figlio. The Gusta Box, giusto? Perché io non l'avrei mai comprato. Chupa Chups, ciocco bianco. Ebbene, com'erano? Ma non lo so. Com'erano Tobia? Boh. Com'erano Ares? Boh. Selena, com'erano? Boh. Molto bene. Secondo me erano buoni. Secondo me, però. Perché ne ha mangiato tutti i miei figli? Molto bene. Oh, ma guardate qui cos'è, cioè. Questa l'ho bevuta tutta io. L'ho tracannata. Birrificio Angelo Poretti dal 1877. Io c'ero, lo sapete. Coltivavo il luppolo e poi facevamo la birra tutti insieme. La sera non vi dico come eravamo allegri. Vabbè, comunque hanno fatto 10 anni. No, che 10 anni? Hanno fatto 10 luppoli, la birra, 10 luppoli. Era sempre nella The Gusta Box. 10 luppoli, le bollicine, si vive un'esperienza universale. Mamma mia, ragazzi. Beh, la Inate, qui vicino a me, 6 gradi, non male, direi, per una birra. Me la sono gustata tutta io. A me piace molto la birra. Allora, in queste feste passate finalmente, Dio gracias, ho scoperto che lo champagne non mi piace, è molto grave, anche lo spumante, voglio dire, è molto grave, sec, brut, non mi piace per niente, molto bene. Infatti a Natale ho bevuto il rosato, il rosé, vino rosé per tutto il pasto, mi è piaciuto, il rosé mi piace, ma il secco assolutamente no. Quindi ho scoperto ancora una volta di più, non ce ne sarebbe stato bisogno, ma comunque la birra mi piace molto di più. La metto qui per terra perché ho paura che si rompa. Poi vediamo un po'. Ah, queste erano le mezze maniche di Gusta Box. Pezzullo, la ditta Pezzullo, oro di Napoli. Se non la sanno fare loro, la pasta è come la pizza praticamente, trafilata al bronzo, pasta di semola di grano duro. Che dire di più? 14 minuti. L'ho mangiata un po' io, un po' mio figlio. Un gesto d'amore verso ciò di chi abbiamo. Ah, ecco, sì. Per custodirla l'abbiamo messa in una confezione speciale in carta e pla di origine vegetale biodegradabile. Molto bene, allora va nell'umido. Beh, ma questo non credo. Vabbè, comunque la pasta era buona. La pasta era buona, non c'era niente da dire. Oh, vi parlo sempre di prodotti che mi piacciono un sacco. Per una volta, per me no. Buono, schifo. Non si dovrebbe dire del cibo, perché c'è gente che muore di fame, lontano. Ecco, appunto, facciamo qualcosa per quelli che stanno lontano. Ma per quelli che stanno qui, poverini, non facciamo più di queste cose. C'è anche l'altro, se non sbaglio. No, questo era buono. Vabbè, se trovo poi l'altro. Eccolo qua. No, veramente. Non li comprerò mai più in vita mia. Se qualcuno li ha provati e mi dice, ma a me sono piaciuti tantissimo, ti do una medaglia a valor civile. Non so cosa dirti. Allora, cos'erano i purè? Io avevo voglia di purè. E infatti poi ho comprato questo, normale, purè di pasta. Beh, ovvio, mica li faccio io. Ah, perché voi siete qua a vedere questi video di questa qua? Perché credete che essendo vecchia faccia da mangiare bene come le vecchie di una volta? Oh, ma assolutissimamente no. Andate verso altri video. Io sono quella che mangia tutto in microonde, il più in fretta possibile, perché per me mangiare è uno spreco di tempo, va bene? Anche di energie. Sì. Non mi piace andare al ristorante, non mi piace andare in pizzeria, faccio arrivare la pizza in casa. Cioè, avete capito? Se non vi vado bene, vabbè, mettetemi pure il pollice in giù, ma io sono così e rimango così, ok? Ho fatto la casalinga frustrata comunque quando avevo un marito. Ma adesso no, non me ne frega più niente. E quando mio figlio uscirà di casa e andrà a vivere per conto suo,
Ma voi vedrete tutti surgelati, congelati, tutti i piatti pronti, ok? Beh, molto bene. Quindi, spiegato questo, io lo farò. L'ho fatto pure, lo facevo, ma certo per mio figlio quando era piccolo, ma certo, non gli piace pure adesso. Quindi, o deve essere stata la mia ricetta, o deve essere stato un bel chi se ne frega, io mangio questi. Contorni di casa, zerbinati, dal 1970. Coltivavo le patate, ma già lì ero vecchia, hai voglia, pure di patate fresche, e questo mi è piaciuto, come pure, sinceramente, questo lo potrei mangiare mattina, mezzogiorno e sera, veramente, ma appunto dicevamo questi no, mi spiace per la ditta, cotti in tavola si chiama, e ne ho provati due, perché mi sembravano interessanti, cioè le patate ci sono, no? Poi c'è sedano rapa, aspettate che. Ecco. O zucchine e spinaci. Allora, quello che fa più schifo. Ah, e senza conservanti, se senza latte e senza glutine. Ho detto, questo è perfetto per me, perché quello là ha il latte, essendo intollerante, però non mi ha fatto male. 100% vegetale. Allora, quello che fa più schifo, naturalmente a microonde, due porzioni staccabili. Quello era interessantissimo, fossero stati buoni però. Questo è quello che faceva più schifo, il verde. No, questo bocciatissimo assolutamente. Questo ne ho ancora uno in frigo da mangiare, ma secondo me io non si dice assolutamente. Secondo me lo darò a Tobia. No, mi spiace. Vabbè, uno deve provare, no? Se no, mica come mio figlio che non prova. Allora che senso ha? Se non provi, come fai a sapere? Avrei detto, oh, ma sì, ma saranno buonissimi. Invece ho provato e no. Allora, questi mi piacciono tantissimo. Li compro e li ricompro. Anche per l'ufficio. Rio Mare, filetti di sgombro. Ve l'avevo detto che c'è uno scaffale all'Esselunga per queste cose qui del Rio Mare. Anche adesso che siamo in inverno, perché la gente tende a snobbare queste cose qui d'inverno, ma non io. Che più sono pronti, non mangiati e digeriti, quello lo faccio io, però più sono pronti come mangiare e io più sono felice, ricco di omega 3, cosa volete di più? Filetti di sgombro, all'olio d'oliva, lavorati freschi, che volete? Io ero lì a pescare gli sgombri, quelli vecchi però, quelli che non hanno più voglia di vivere, ti dicono pescami, pescami, ho voglia di nuove esperienze. E io li pescavo e li facevo diventare tonni da no, sgombri da mangiare, ma tonno è la stessa cosa. Oh, questo qua mi pare l'abbia preso, l'ho preso anch'io, ma non mi ricordo più. No, forse questo è il mio. Sì. Colgate Max White, Expert White. Denti più bianchi in 5 giorni. Ciaone proprio, lo sapete che non fanno un caspiterino di niente, però l'importante è lavare i denti. 5 giorni, sì, come no? E ho preso anche, forse c'è dentro, vabbè, c'è dentro quella che diceva Camillina Milanesi, un bacio grande, grande, enorme, sempre comunque. L'appennina che diceva Camilla Milanesi, l'ho presa, però forse ho tenuto la confezione in bagno, vabbè, ok, la vedremo una delle prossime volte. Questo c'è solo un pezzo, ma sono le Gillette Fusion Pro Glide, 4 lame di ricambio per il mio cucciolo. Il mio cucciolino che si deve fare la barba! Invece fa la barba. La vita è strana, però, no? Sei lì che hanno 2 o 3 anni che ti giri e dici, te va, che bal bel bal baba, che bal bel bambino, va, te va. Ti rigiri, ti ui, ha già 17 anni e mezzo, ma che c'ha, vabbè, comunque. Alpro, l'ho mangiata ieri sera. Quindi mi ricordo perfettamente che è buona. Buona, però. A me queste cose qui di soia non è che mi vanno impazzì, non hanno ancora inventato una che sa proprio di pa, ovvio, non inventeranno mai. Comunque,
diciamo che io ho fatto la pasta, ho messo questa panna vegetale dell'Alpro, dei Gusta Box, e poi ho messo dei pezzettini tagliati di scamorza affumicata ma senza lattosio, e del grana che posso mangiare oltre 36 mesi, 30 mesi che vi ho già fatto vedere, quindi ho mangiato proprio volentieri, ma appunto perché era un po' camuffata, camuffata. La cosa interessante di questa confezione è che ce n'è talmente tanto che per me, voglio dire, mangiandola da sola, posso fare metà e metà, farlo in due volte e c'è il tacco. Questa è una cosa molto interessante. E potrei anche ricomprarla. E purtroppo sono intollerante. Che ci posso fare? Allora, tiriamo su un po' di cose. Intanto che mi abbasso. Allora, l'effervescente brioschi, ve l'ho già parlato, è già finita un'altra confezione. Io la mangio non solo per digerire, insomma. Che caspita mangio di pesante? Niente! Ma la mangio soprattutto. Perché magari per la pizza, ecco, quando ho mangiato la pizza è un po' più pesante del solito, mangio talmente poco adesso. Comunque mi piace tantissimo quella nuova, melissa e finocchio. Se non l'avete provata, provatela. A mio figlio non piace, ecco, vi ho detto tutto, praticamente. Ma sapete che ciò che piace a mio figlio, non piace a tutti noi persone normali, perché lui arriva da un UFO, ora arriva da un'altra terra. Quindi a lui Melissa fino non piace, prendimi quella normale. No, Ciccio, non ti prendo quella normale, perché a te non te ne frega niente, tu mangi e digerisci pure i sassi. Invece io se mangio leggermente più del normale, e poi mi piace il sapore, quindi mi compro questa. Vogliamo sentire i Guns N' Roses? Sì, è lui! Arimo. Yeah! Era lui, molto bene. No, perché è andato a prendere mio figlio in montagna. Finalmente tutte le feste finiscono. Non so cosa mi aspetta in futuro, se solito ruolo di taxista. Vedremo. Allora, queste cosa sono? Ah sì, gnocchette all'ortica! Quelli dell'U2, allora, quelli di cui vi avevo parlato, sì. Buonissimi. Due porzioni in un minuto. Buoni, veramente, c'era una volta. Gnocchi ortica. Lavorate a forchetta, come li lavoravo io una volta. Molto bene, allora, giusto per parlare di cose da preparare in pochissimi minuti, che già mi sembrano troppi, perché devono passare, loro dicono 15 minuti, ma passano sempre 20 minuti. Anche perché l'acqua è fredda, perciò. Vabbè, comunque, a me piacciono queste cose dell'Esselunga, non di altre marche. Allora, il risotto alla milanese. Lì? Metti a fuoco allora, non ti sento, scusami, eh. Risotto alla milanese buonissimo. E le pennette con funghi porcini. Praticamente ci ho mangiato 4 volte, 2 e 2. Ecco, vedete che io costo anche poco, no? Incido poco sul bilancio di famiglia. Cosa è caduto? No, niente. Perché mangio poco. Allora, qua c'è un altro purè, vediamo. Il viaggiato orgoloso è dell'U2. Purè di patate fresche. Aia, però qui c'erano dentro i formaggi. 2 porzioni. E beh, comunque era troppo buono, ovvio, c'è dentro il formaggio, c'è il parmigiano, c'è un po' di formaggio di cui non sapremo mai il nome. Guarda lì, mi stai facendo arrabbiare, compreso il Jimmy Wayne. Sei voluto uscire durante la telefonata. Madonna, non so parlare. Sei voluto uscire durante la telefonata e adesso sei di nuovo qua. Allora, boh, speriamo che si calmi. Allora, ero rimasto senza pappa di gatti una volta, invece di andare all'Esselunga, che è leggermente più lontano di casa mia,
da casa mia, sono andata all'U2 e quindi all'U2 hanno solo le confezioni piccole, ve l'avevo già detto, da 400 grammi, che loro cioè mangiano in un nanosecondo. Però la trota è molto, molto stuzzicante, secondo me. La trota lo fanno fuori ancora più in fretta. Non va bene. Questo cos'è? Joil, olio di semi di mais, arricchito con 5 vitamine. Sicuramente era dentro nella Degusta Box, perché è una marca che non mi dice niente. Ha le vitamine del Piave, Treviso, colore molto buono. Aiutano a mantenere la migliore funzionalità. No, questa qua deve averla usato Alessia. Sicuramente, olio di semi di mais. Ma lei è contenta, sicuramente. Non ricordo perfettamente, ma sono sicura che mi ha detto che le è piaciuto, perché non ricordo il contrario. E lo ricorderei meglio, no? Oh, tobini di capra. 100% latte italiano. Secondo me è dell'U2, perché sono cose troppo strane. All'Esselunga sono un po' troppo classici. Vabbè, comunque, latte di capra, non sono stata male, perché col latte di capra si può mangiare. E mi sono piaciuti tantissimo. Sono due piccoli tomini, piccolini, sono due. Ho mangiato uno per volta. E devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Qua c'è dentro ancora il residuo, diciamo, non l'ho pulito bene. Ed erano ancora gli gnocchetti all'ortica, ecco, vedete, mi sono piaciuti talmente tanto che ne ho preso un'altra confezione. Ma scusate un attimo, va bene. Sì, uguale, infatti ve l'ho detto, mi sono piaciuti veramente tanto. Poi sono gli ultimi prodotti, poi vediamo se mio figlio ha lasciato qualche cosa per noi. Oh, questo è il profumo che mi piace tantissimo. Uso solo questo profumo in bagno. Adesso naturalmente... No, com'è che era? Ah no, si è rotto, scusate. Mi mancava pochissimo, però si è rotto e non posso più usarlo. Della Glade, Cuore di Mora. È troppo buono, Cuore di Mora. Questo da ricomprare assolutamente. Lo spruzzo qualche volta in bagno quando c'è bisogno. Capisci a me? Mi sono capita da sola. A proposito, andate a vedere Come un gatto in tangenziale con l'albanese Paola Cortellesi al cinema, perché è un film bellissimo. E mi sono capita da sola. Poi tolgo le ultime cose. Questa era la confezione delle lame. L'ha tagliata, ma l'ha tagliata male. Molto bene. Ecco, un altro pezzo delle lame. Molto bene. Ah, pure! No, cos'è? Dovevo farvi vedere cosa sono. Ah, questo sarà quello vecchio, il pezzo vecchio che ha tolto. Ma che figlio carinissimo che ho. Me l'ha sbattuto dentro qua. Molto bene. Allora, sì, ci sono dei regali per noi, prima degli ultimi due prodotti. Allora, ci sono i batuffoli. Poi c'è uno di cerotto e uno Scottex, un foglio di Scottex. E tutto ciò è molto interessante. Beh, insomma, sta migliorando però il ragazzo. E, però sa che è da prodotti finiti, a meno quello. Ci ha messo dentro le lamette. Molto bene, gli ultimi due prodotti vi faccio vedere. Prima il Winnis. L'ho finito ieri sera, il brillantante da mettere nella lavastoviglie, perché non lavo i piatti a mano. A parte che io non lavo i piatti. A parte che io non ho i piatti. Ah, ecco, mi sembrava. No, non ho i piatti perché uso quelli di plastica, ma certo. Biodegradabile, non è vero. Però la butto nella plastica e il mio comune ricicla, capito? Econatura, basso impatto ambientale, perché sapete che Winnis fa le cose naturali, con aceto naturale biologico, ipoallergenico, molto bene, da fonti rinnovabili, completamente biodegradabile. Ecco, così almeno facciamo contenti anche quelli naturisti, diciamo così.
brillantante. Sapete cos'è il brillantante? Confezione in plastica completamente riciclabile, però la devo buttare nella plastica. Vabbè, sì, nella plastica, poi dopo la riciclano, perfetto. No, cioè, ci sono, no, non sa di niente, ma ci sono certi brillantanti che sanno di profumo, ma io compro sempre questo adesso, appunto per non disturbare troppo la natura, ecco, che ha già tanto disturbato me facendomi così, voglio dire, matrigna, non è una madre natura, una matrigna che riesce anche a fare questi obbrobri. Poteva essere un po' più carina, no? Vabbè, lasciamo perdere. Ultimo prodotto finito, il manga volume di Miss Manga. Sapete, nonostante tutte le critiche positivissime di tutte le altre youtubers, a me non è piaciuto, sono felice che sia finito, lo butto proprio veramente, ma veramente con grande, perché poi si stortava tutto, l'avete visto, papapiro, 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 vedete? Op. No, a me non è piaciuto, punto, non faceva niente sulle mie ciglia, due punti, punto, punto, virgola, capo, ho visto Totò in settimana nelle feste, vabbè, troppo da ridere. Niente, lo buttiamo via addirittura lì. Che vedevo di? Che adesso tutte ensemble andiamo a vedere il video di Beauty Secret France, la mia amica Francesca. Un bacio a lei, un bacio a voi. Grazie per avervi visto fino a qui. Se vi va, ma solo se vi va, perché se no, guardate, potete anche non guardarmi, che io purtroppo vivo lo stesso. Lasciamo perdere. Cosa volevo dire? Sei scemo. Volevi dire? Sei scemo. Alessia ti direbbe moglie, ciao, va. Molto bene, se vi va, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao raga!